Nelle ultime settimane il Judgment Day ha dominato la WWE in lungo e in largo e tutti i suoi membri sono ora al top della federazione. Li vediamo nei main event, a Raw, a SmackDown, a NXT, carichi d'oro e addirittura all'interno della fazione c'è la valigetta del Money in the Bank. Ma lo sapete che in gioventù Damian Priest è stato un senza tetto? E che viveva in auto, alternandosi tra allenamenti e piccoli lavoretti? E ancora che ad un certo punto della carriera si era talmente lasciato andare da essere l'ombra di ciò che è oggi? Non ci credete? E allora, ta-da, ecco la prova fotografica. Prima l'addominali a tamburo. Oggi invece muscoli d'acciaio. Che cambiamento impressionante. Ma passiamo ad altro. Magari non ci avete fatto caso, ma nel ring Finn Balor è uno dei wrestler più disciplinati in assoluto ed è noto per il suo sangue freddo e per la capacità di prendere decisioni in un batter d'occhio. Io tra l'altro l'ho intervistato in più di una circostanza ed è una persona squisita ed estremamente paziente. E sapete da dove ha ereditato tutti questi talenti? Dalla sua passione per il Lego. Eh sì, il principe non solo si compra i kit già fatti, come possiamo fare tutti noi, ma mettere alla prova la sua creatività generando progetti personali e del tutto inediti che di tanto in tanto ha condiviso sui social. Ma ora parliamo un attimo della musica del Judgment Day, che è un vero e proprio marchio di fabbrica della fazione. Te la fa riconoscere subito, gli fornisce un'identità chiara. Ecco, ma se la WWE fosse nata in Italia, come sarebbe stata la loro theme song? Proviamo a chiederlo all'interpretazione del mitico Matteo Leonetti. Volete sentire tutto il resto e altre canzoni italianizzate degli eroi della WWE? Fate un salto sui social di Matteo. Li trovate elencati nella descrizione del video. Ma ora torniamo al Judgment Day e in particolare a Dominic Mysterio. Secondo i siti americani, sapete perché Rey lo ha chiamato con questo nome? Beh, sembra un po' una leggenda metropolitana, ma lo avrebbe fatto prendendo spunto dal film It, la sfida, nel quale uno dei coprotagonisti ha un figlio battezzato proprio così. Si tratta peraltro della prima pellicola nella quale Robert De Niro e Al Pacino sono sullo schermo insieme. E chiudiamo con la mami, con Rhea Ripley. Di lei sappiamo che ha tendenze molto dark e anche per questo in passato si è affiancata all'amico Aleister Black, oggi noto col nome di Malakai Black, facendogli da modella per la sua etichetta
che produce abbigliamento di quella tipologia, come testimoniato da tante foto, eccone una, presenti sul web. Beh, io un po' ve ne ho raccontate, ma voi quali altre curiosità sapete sul Judgment Day? Condita Roventi, venitemelo a dire, raccontatemele qui sotto nei commenti.